Ciao. Chiudiamo un istante gli occhi. Rilassa tutto il tuo corpo. Allontana le spalle dalle orecchie e raddrizza la schiena verso l'alto. Poi porta la tua attenzione al centro del petto. Alla luce al centro del tuo petto. E respira lì. Poi osserva come questa luce si espande in tutto il tuo corpo, portando benessere e guarigione a ogni cellula e anche tra le cellule. Osserva come questa luce poi si espande oltre il tuo corpo fisico, creando una seconda pelle. Connettiti a questa luce. È una frequenza di puro amore. Connettiti più che puoi sempre a questa luce. Poi con il tuo tempo, quando sei pronto, apri dolcemente gli occhi. Oggi volevo parlare delle difficoltà, perché più di una persona stamattina mi ha scritto parlando di delle difficoltà o di momenti difficili che sta passando in questo momento. E ad entrambe le persone ho detto che nel tempo in cui ho lavorato con le persone, nel tempo in cui insomma, ho osservato anche me stessa, mi sono resa conto che in realtà è proprio nelle difficoltà. Le chiamiamo difficoltà perché siamo fuori dalla nostra zona di comfort e molti di voi mi hanno sentito dire tante volte che è al di fuori della nostra zona di comfort che evolviamo, è al di fuori della nostra zona di comfort che possiamo lasciare andare, che possiamo scegliere qualcosa di diverso, perché non siamo nell'automatismo. E noi osserviamo le difficoltà sempre come qualcosa di negativo, perché le resistiamo, resistiamo anziché andare col flusso. Perché abbiamo delle aspettative anziché vivere nel presente. E quindi quello porta a trovare nelle difficoltà ancora più difficoltà. Anziché osservarle e andare avanti. Osservarle e utilizzarle per fare delle scelte diverse. Quindi quello che suggerisco sempre
è innanzitutto di cambiare questo mindset che abbiamo, questo modo di pensare in cui la vita deve essere sempre quello che noi consideriamo bella, liscia, perché questo è soltanto una credenza, è un modo di pensare. Lasciamo andare, iniziamo a lasciare andare questa identità di come dovrebbero essere le cose. Creiamo libertà e spazio al nostro interno. Perché poi quando magari do una spiegazione come questa, che cosa accade? Le persone mi dicono, però è difficile. È certo che è difficile, perché resisti costantemente, perché sei attaccato alla tua aspettativa di come vuoi vedere la vita. E quindi non riesci a lasciarti andare col flusso e ad imparare da quello che sta accadendo, dal presente, da questo regalo che ti arriva, per quanto duro può essere, comunque passerà. E quando è passato, la tua opportunità è passata. Quindi se sei in un momento di difficoltà, in questo momento, osserva bene. Cambia la tua resistenza, perché è normale avere dolore per qualcosa, ma la sofferenza è un qualcosa che nasce dalla mente, perché non accetti. E per quanto queste parole possano sembrare dure, il fatto, ma come faccio ad accettare un qualcosa di, tra virgolette, brutto? Tu non accetti la situazione, tu accetti la vita, nella sua impermanenza, nel suo eterno divenire, in ciò che arriva. Recentemente Leandro ha fatto una masterclass in One TV in cui parlava di karma, in cui parlava che ogni cosa che arriva serve per riequilibrare il nostro karma. Riequilibrare, utilizziamolo, non creiamo nuovo karma che poi dovremmo riequilibrare. Ieri ho scritto a una persona e anche in un post che non esiste giusto e sbagliato, esistono solo conseguenze. È la legge di causa ed effetto di cui parliamo anche nell'Amrim. Quindi osserva la tua vita, perché ogni cosa è un dono, non resistere. Questa settimana in Om Yoga, oltre alle solite classi, abbiamo anche il Sankalpa nel primo del mese, quindi venerdì sera alle 21. Il Sankalpa è proprio un modo per fare delle nuove scelte, scegliere una nuova linea temporale, scegliere di lasciare andare tutte quelle galere che ci portano a soffrire. Grazie mille e ci vediamo presto. Ciao.